Caro Maurizio, siamo arrivati quasi all'epilogo di questo campionato tra alti e bassi. Mancano tre giornate, abbiamo Una volta si dice e l'Arezzo vince, una volta si dice e l'Arezzo perde. Hai ragione. Come perché siamo contenti di questa vittoria esterna con la Lupa Roma, ma ci rimane diciamo il rimorso di non aver fatto quel passettino in più che ad oggi ci permetteva di lottare per il primo posto. Infatti c'è stato il sorpasso della Cremonese con l'Alessandria, avevamo anticipato che l'Alessandria dava segni di smarrimento. Tu l'avevi detto. Per l'esame che aveva fatto Braglia della partita in casa, cioè ad Arezzo, quando lo intervistarono e disse: cioè, noi non siamo abituati a giocare queste partite così, diciamo, grintose, noi siamo una squadra tecnica, ma sinceramente l'Arezzo aveva giocato alla grande, erano loro che erano molto fallosi e diciamo interrompevano di continuazione, quindi si disse insieme: se lui vede le partite così probabilmente qualche chance l'abbiamo, e purtroppo però sta chance l'ha sfruttata la Cremonese. Ora niente, abbiamo avuto la riprova ancora una volta, perché qualcuno insiste che l'Arezzo è una grande rosa, perché a Tivoli con la Lupa Roma l'Arezzo è andato in campo con 7 assenti e diciamo i giocatori che hanno risolto la partita sono quelli entrati dalla panchina, questo per dire che mister Sottili e Moscardelli è talmente emozionato che ha sbagliato Moscardelli rigore, ha sbagliato Polidori una rete, si è mossa anche meglio, ha sbagliato la rete Arcidiacono. Io penso che l'Arezzo ancora, sicuramente l'Arezzo farà chiaramente i playoff, ricordiamo che sono 27 squadre, però l'Arezzo è una di quelle 4-5, è un massacro, però secondo me è una di quelle 4-5 attrezzate, perché ha dei giocatori interessanti. L'importante sarebbe recuperare, abbiamo recuperato Luciani che è stato l'autore anche della rete, se recuperiamo anche Grossi, anche Polidori e qualche diciamo giocatore in difesa, l'Arezzo ha una squadra che può giocare diciamo anche partite ravvicinate e anche 6 o 7, 5 partite quelle che sono finali fino a fondo, perché ha giocatori di qualità in tutte le parti, ce ne hanno soltanto 11 secondo me, ma almeno 18-19. Vediamo queste ultime tre partite. Ora abbiamo sabato la partita con il Prato, che non è facile perché il Prato lotta per salvarsi alle 20:30. Sì, dopo andiamo a giocare a Viterbo e forse la Viterbo è una delle squadre che ha meno diciamo obiettivi, e dopo abbiamo l'ultima con l'Olbia, e anche l'Olbia non è una partita facile perché l'Olbia deve salvarsi anche l'Olbia, quindi insomma tre partite interessanti, ma l'importante più che punti, io penso che già bisognerà che l'allenatore proietti l'idea come organizzarsi. Sì, anche perché arrivare terzo o quarto non è che poi ci cambi tanto, poco. Era arrivare secondo. Ricordiamo che per regolamento la seconda gioca con lo... No, per regolamento il primo turno, la seconda in campionato, speriamo che sia l'Alessandria, perché terza in crisi gioca con la decima. Con la decima del nostro girone, sai tutto. La quarta con la nona. Sì, però dopo il primo quinta, turno, l'ottava, il primo turno dopo c'è uno scontro diciamo con una squadra di un altro girone, quindi se l'Arezzo vince la prima partita con la arrivando terza con la decima del girone, dopo deve scontrare o la quarta o la quinta del girone C. Un regolamento che è complicatissimo. È complicato, però diciamo che è importante che se sei più sei in alto e se giochi in casa, sì, e anche in caso di parità, sì. Chiaro che però per arrivare in fondo devi fare 5 partite, meglio 5 turni, quindi insomma è abbastanza importante. È un altro campionato, ma noi siamo attrezzati e ovviamente tu starai con me saltando le ferie, certo, tutta l'estate e finiremo verso il 28-29 agosto. Vabbè, salutiamo tutti e in bocca al lupo.